Legasman rischia l'eliminazione ma per ora è salvo e continua il percorso verso la finale di X Factor. Leo Gasman a X Factor 2018 canta Terra degli Uomini di Jovanotti nel corso del live show numero 6 in onda il 29 novembre. In diretta su Sky 1, Leo Gasman ha dato voce ad una nuova cover. La scelta per il ragazzo della categoria degli under uomini è ricaduta su un brano di Jovanotti, Terra degli Uomini, datato 2013 e contenuto nell'album Lorenzo negli Stadi, Backup Tour 2013. Una bella prova anche questa settimana per Leo Gasman che tuttavia lascia ancora qualche ma tra i commenti dei quattro giudici. La sua crescita è evidente ma c'è ancora qualcosa da modificare nel suo modo di stare sul palco e di interpretare le canzoni, che non potrà di certo imparare in pochi giorni. Mara Maionchi è ovviamente fiera di averlo nel suo team ma nel corso dell'ultimo live show, Leo Gasman ha rischiato seriamente l'eliminazione, andando al ballottaggio contro la potenza vocale di Cheryl. Il giovane cantante ha avuto la meglio ma è entrato per la prima volta a rischio eliminazione. Il giro dei commenti al tavolo dei giudici parte da Fedez che lo valuta tecnicamente ineccepibile, vocalmente bravo. Cantare un pezzo di Jovanotti subito dopo l'esibizione di Giorgia sulle note di un brano dello stesso artista è molto difficile, osserva. Poi si espone maggiormente entriamo nel campo del mio gusto, carico di pathos ma un po' ai limiti del recitativo. Mi è sembrato che lo cantasse una persona più vecchia di Jovanotti. Manuel Agnelli conferma le impressioni avute dal suo collega in giuria e parla di conferme buone e meno buone. Leo Gasman ha un bellissimo timbro vocale e piace molto al pubblico. Hai emozione ed energia molto belle e le sai trasmettere, concorda con il giudizio di Fedez. Leo, è molto classico. So che lavorerai tanto ma è un percorso che non si cambia già in una settimana.